Buongiorno e benvenuti ai centri estivi della cooperativa Il Cerchio. Anche quest'anno siamo riusciti a organizzare i nostri consueti servizi per l'estate per bambini dai 3 anni ai 15 anni. Nonostante l'emergenza e nonostante le regole da rispettare, siamo riusciti a organizzare servizi che rispondono alle esigenze delle famiglie, ma soprattutto dei bambini, garantendo il divertimento e la sicurezza per i nostri giovani utenti. Speriamo che sia un'estate ricca di esperienze, di emozioni, pur nel rispetto di tutte le regole per la sicurezza dei vostri bambini e di tutta la comunità. Vi aspettiamo! Ciao a tutti, gentili genitori, è arrivato il momento di iniziare con il centro estivo. Mi trovo nella zona dedicata al triage della mattina e in questa zona saremo pronti da lunedì per accogliervi ed è la zona in cui voi arriverete con la mascherina, genitori e bambini. La mascherina non è obbligatoria per i bambini di età inferiore ai 6 anni. In questo spazio cercheremo di scambiarci tutte le informazioni necessarie per l'avvio della nostra giornata. Vi sarà chiesto di autocertificare lo stato di salute dei vostri figli, vi proveremo la temperatura sia ai bambini sia agli accompagnatori e sarà concesso l'ingresso al centro estivo solo a coloro che presenteranno una temperatura inferiore ai 37,5. In questa zona potremo scambiarci due parole rispetto alle esigenze dei bambini e a come si svolgerà la nostra giornata. Il nostro centro estivo sarà organizzato in questo modo. I bambini si presenteranno con uno zainetto personale, ma noi li doteremo del Summer Kit. Il Summer Kit prevede un braccialetto, come abbiamo noi educatori, sul quale è inserito un numero SOS attivo 24 ore su 24. Una mascherina, abbiamo fatto delle mascherine personalizzate, un po' simpatiche, che i vostri bambini appunto porteranno per essere protetti e per proteggere gli altri bambini nel loro gruppo. Avranno un gel igienizzante per le manine da tenere nello zaino, anche se noi li abitueremo a lavarsi le mani ripetutamente. Avranno una calotta con il logo del cerchio in modo tale che l'educatore li possa riconoscere, anche se quest'anno saranno gruppetti piccoli, però li possa riconoscere in piscina e anche i soci possano riconoscere quali sono i bambini iscritti al centro estivo, ed il loro cappellino per le attività di gioco all'aria aperta. Adesso ci spostiamo nell'area delle attività per capire come gestiremo le attività di gioco e ludico-ricreative. Mi trovo in una delle zone in cui faremo le nostre attività della giornata. In queste zone verdi all'aria aperta giocheremo, faremo giochi sportivi, giochi ludico-ricreativi ed attività esperienziali. Cercheremo di trascorrere giornate serene, nelle quali potremo fare tutti quei giochi che ci siamo persi durante il periodo di lockdown. I bambini avranno una zona dedicata nella quale svolgeranno le attività con il loro educatore e il loro gruppetto ristretto, un mini gruppo. Per questo vi ricordo che nel Summer Kit è inserito un braccialetto che i bambini dovranno indossare durante la giornata al centro estivo. È un braccialetto Bluetooth che ci servirà per aiutarci a mantenere la distanza di almeno 1 metro. Questo braccialetto vibrerà e si illuminerà nel momento in cui questa distanza verrà a mancare. Visto che giocheremo all'aria aperta e faremo diverse attività di movimento, perché ci serve in questo momento, vi ricordo anche che all'interno del Summer Kit è stata inserita una copertura assicurativa per danni accidentali. Mi trovo nella zona piscina e visto che il nostro centro estivo si svolge all'interno di una canottieri, ovviamente una delle attività principali della giornata sarà il bagno in piscina. Entreremo sempre suddivisi in piccoli gruppi, in momenti diversi e rispettando le regole, le norme dettate dalla gestione della piscina, dei bagnini del centro sportivo.
mi trovo di fronte ad uno dei locali che il centro sportivo ha dedicato ad uso esclusivo ai bambini e agli educatori del centro estivo. In questo locale troviamo un magazzino nel quale riporremo in tutti i nostri materiali che sanificheremo periodicamente, più volte durante la giornata. E due bagni ad uso sempre esclusivo dei bambini. In questi bagni i gruppetti verranno in maniera scaglionata con i propri compagni e il proprio educatore di riferimento. Tra un bambino e l'altro le zone WC verranno sanificate dall'operatore. Per sviluppare dal punto di vista educativo le autonomie dei bambini punteremo molto sulle loro autonomie di sanificazione delle manine, oltre al gel che loro potranno usare nel momento in cui verranno a contatto con i materiali durante invece le attività ricreative. Come vedete mi trovo nuovamente nello spazio dedicato al triage d'accoglienza della mattina, perché è proprio qui che faremo anche l'uscita. Vi ricordo che per il momento dell'uscita, nel quale ci scambieremo due parole per quanto riguarda l'andamento della giornata, ovviamente potranno ritirare i bambini solamente quegli adulti che sono stati indicati nel modulo di iscrizione che avete già compilato. Se dovesse verificarsi un imprevisto per il quale dovrete mandare un altro adulto non tra quelli indicati nel modulo di iscrizione, sarete dotati di un modulo delega nella quale inserirete tutti i dati dell'adulto che ritirerà in quel giorno vostro figlio e al quale dovrete inserire la fotocopia della carta d'identità. Buongiorno, vi presento adesso le modalità di conferma delle iscrizioni e le modalità di pagamento. Se avete effettuato la preiscrizione sul nostro sito e volete confermarla in un'iscrizione, è necessario mandare una mail all'indirizzo info@posta.ilcerchiollus.it specificando il nome del bambino e il centro estivo prescelto. A seguito di questo vi invieremo tutta la documentazione da firmare, in cui sarà inserito anche il contratto con le modalità di pagamento. Per effettuare il pagamento ci sono diverse possibilità. Importantissimo, la settimana è confermata all'atto del pagamento e va fatto entro il mercoledì precedente l'avvio del servizio. Potete pagare presso le nostre sedi in contanti o attraverso carta di credito o bancomat, oppure attraverso il bonifico postale o bancario. Presso la nostra sede l'apertura è il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 16:30, il mercoledì dalle 9 alle 18:30, il venerdì dalle 9 alle 13. Se effettuate il bonifico è molto importante che scriviate nome bambino, intestatario della fattura, centro estivo scelto e settimana che state pagando. Vi invitiamo anche eventualmente a mandarci via mail la notifica del pagamento bancario. Per quanto riguarda invece i pasti, dovrete recarvi al ristorante del centro estivo per acquistare i tic che ogni giorno consegnerete all'educatore. Grazie e vi aspettiamo.